Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi parliamo di qualcosa davvero di naturale? Oggi parliamo di qualcosa che sia che a noi ci è tanto piaciuto? Parliamo oggi del bambù. Vi dico qualche curiosità, il bambù è una pianta a crescita velocissima. Pensate che può crescere addirittura di 60 cm in una sola ora. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo bambù e abbiamo realizzato dei manici. Ma andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche e le differenze che ci possono essere. Andiamo a vederlo. Quindi parliamo nel dettaglio del bambù, lo vediamo più a fondo. Oggi vi saluto con questa bella faccina, gli occhietti e la bocca. Comunque, detto questo, guardiamolo bene bene nel dettaglio, perché il bambù, come abbiamo detto, è una fibra naturale. La fibra naturale di per sé ha una crescita che non è mai omogenea. E dove lo possiamo vedere bene? Soprattutto nei circolari e nelle chiusure, nei manici, nella parte finale ed iniziale. E lo vediamo proprio nel dettaglio in questo momento. Quando acquistate un prodotto naturale, premettendo che il bambù è una pianta che cresce velocissimamente, pensate che può crescere addirittura di 60 cm in un solo giorno. Qui, come vedete, abbiamo un diametro maggiore rispetto alla parte finale, ma questa è anche la bellezza reale del bambù, di cui anche i nodi. Come vedete, lo stesso manico, quindi la stessa coppia di manici, presenta dei nodi differenti, perché normalmente la pianta, crescendo, ha degli sviluppi diversi rispetto a un qualsiasi altro prodotto industriale e non naturale. Un'altra cosa importante nel momento in cui voi acquistate dei manici circolari di bambù è, fate caso, è la chiusura. Le chiusure del bambù, come in questo punto, come vedete qui è molto sottile, poi va ad ingrandirsi, perché questa è la parte iniziale della pianta, poi piano piano viene sempre più sottile e viene inserita all'interno con della colla. Non abbiamo mai riscontrato problemi inerenti alla resistenza di questi bambù. L'unica cosa è proprio questa piccola differenza che notate, anche in questo caso, di questi anelli. Ma ripeto, è la bellezza del prodotto naturale, che non sarà mai omogeneo e non si avranno mai due manici esattamente identici. Un altro articolo che vi voglio far vedere è sempre questo, che è un altro manico che è disponibile sempre sul sito www.tessiland.com, dove vedete che per poter mettere all'interno questi anelli ci sono questi tagli. Questi tagli, come ben vedete, sono creati proprio per poter applicare l'anello. Ma giustamente qualcuno può dire: a me non piace questo, ma mi piacerebbe l'effetto bambù. Tessiland non si fa mancare mai nulla e infatti si è pensato al manico di resina, quindi questo non è naturale, con effetto bambù. Questi manici, li apriamo, sono dei manici tutti identici l'uno dall'altro e hanno questo effetto bambù. Ma è resina questo, non è un prodotto naturale, pertanto è uno stampo. Quando vi arriveranno questi manici, ricordatevi bene che ci sono i nostri cavallotti che servono, sarebbero queste parti che vengono inserite sul manico e vi servirà semplicemente, ora ve lo faccio anche vedere, prendiamone uno, eccolo qua. Vi servirà semplicemente un cacciavite a stella, potete svitare questa parte, è un semplice perno che si tira fuori molto facilmente, poi inseriamo nuovamente nel manico, in questo modo, e lo applichiamo al nostro manico. E niente di che. Facciamo semplicemente un'avvitatura.
Utilizzate sempre degli strumenti idonei, attenzione, perché qualcuno dice, ma si è spanata la vite, però bisogna avere la possibilità di avere un cacciavite idoneo per una vite idonea. E così abbiamo creato il nostro manico di resina. Quindi c'è differenza sempre tra qualcosa di industriale, quindi fatto a resina a stampo, e come sempre il naturale. Io spero che questo video vi abbia schiarito un po' le idee su cos'è un prodotto naturale e quindi anche le differenze che ci possono essere nello stesso manico dato da questo prodotto naturale. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, azionate la campanella e soprattutto iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!